Lista nera dei farmaci più dannosi. Alcuni sono a casa tua. Anche senza raggiungere gli estremi scandali dell'OxyContin, una lista nera di farmaci predisposta dalla ONG francese Prescrire rivela una serie di medicinali estremamente dannosi per la salute umana. L'allarme è stato lanciato da Prescrire, un'associazione indipendente che analizza il rapporto rischi-benefici dei farmaci in commercio nell'Unione Europea dal 2010. Prescrire adotta una metodologia rigorosa, basata su ricerca documentale sistematica, risultati rilevanti per i pazienti, priorità dei dati in base all'evidenza e confronto con trattamenti di riferimento. Attualmente, la lista di farmaci dannosi include 117 medicinali, con l'aggiunta di 12 nuovi nel recente aggiornamento. Tra i farmaci individuati, alcuni utilizzati per disturbi e dolori intestinali sono stati trovati addirittura contaminati da piombo. Questi medicinali, contrassegnati con il bollino rosso delle argille medicate, sono destinati a trattare disturbi come la diarrea, ustioni gastriche e reflusso. Alcuni di essi sono attapulgite o gastropulgite, attapulgite, smecta, diosmectite, renieliquo, idrotalcite, bedelix o gelox, momectite e gastropax o neutroses, caolino. Un altro farmaco, Maxilase e i suoi generici, utilizzati per la tosse e il mal di gola, è stato incluso nell'elenco a causa del rischio di allergie, con Prescrire che consiglia l'uso di paracetamolo in questi casi. Inoltre, alcuni sciroppi per la tosse a base di pentossivina possono causare problemi cardiaci o allergie. Tra gli antinfiammatori non steroidei Tilcotil, Tenoxicam, Feldene, Piroxicam e generici come Primalan, utilizzato contro infezioni batteriche o virali, presentano rischi digestivi e cutanei gravi, senza una maggiore efficacia rispetto ad altri farmaci. Il Tanacan, Ginkgo Biloba, è stato segnalato per il rischio di emorragie, disturbi digestivi e convulsioni, senza giustificare il suo utilizzo secondo la rivista scientifica Prescrire. Farmaci obsoleti da evitare per disturbi cardiaci includono Nicorandil, Fenofibrato, Ciprofibrato e Bezafibrato. Allo stesso modo, alcuni prodotti farmaceutici consigliati per il diabete, come Sitagliptina, Saxagliptina e Vildagliptina, sono controindicati, soprattutto per i pazienti con diabete di tipo 2, a causa degli effetti collaterali, come infezioni alle vie urinarie, pancreatiti, ipersensibilità e ostruzione delle vie respiratorie. Prescrire sottolinea l'importanza di essere consapevoli di tali rischi e di consultare sempre un professionista della salute prima di assumere qualsiasi farmaco. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.